Benvenuti a Prima Pagina Salute. L'ARD, Associazione Italiana per la Ricerca sulla Distonia, lancia il progetto Le Distoniadi, una campagna di sensibilizzazione per stimolare nei pazienti il desiderio di non mollare, recuperare oppure iniziare un'attività sportiva. Ma come si diagnosticano le distonie? Ne parliamo con Marcello Esposito del Comitato Scientifico di ARD e neurologo dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Benvenuto, dottor Esposito. Grazie. Dunque, le distonie Sì. sono un disturbo del movimento caratterizzato da delle contrazioni muscolari involontarie che determinano delle posizioni del corpo anomale e dei movimenti involontari. La diagnosi è praticamente clinica, perché praticamente cosa succede nelle persone con distonia? Queste contrazioni muscolari si possono presentare in qualsiasi parte del corpo e possono presentarsi in più parti del corpo o solo in una parte del corpo. Quindi, per esempio, può succedere che i muscoli che si contraggono involontariamente sono quelli del collo, determinando una specie di torcicollo, quindi una posizione alterata, a volte anche bizzarra del capo. E a volte invece le distonie possono presentarsi con una contrazione di muscoli in parti diverse del corpo. E quindi, per esempio, una persona affetta da una distonia diffusa, che viene definita generalizzata, può presentare sia un torcicollo che contemporaneamente un'intrarotazione del braccio ed un'intrarotazione del piede e a volte complicata anche da inclinazioni del tronco. Quindi una posizione contorta del corpo, distorta, che è proprio la parola chiave della distonia. Le forme più frequenti però sono quelle dell'adulto, che interessano soltanto una parte del corpo, e quindi, per esempio, uno può avere il torcicollo o può avere una distorsione, cioè una posizione distorta della mano, o delle contrazioni muscolari involontarie delle palpebre e della mandibola. Quindi è un Ecco, problema piuttosto vario e diverso nella presentazione, e la diagnosi è prevalentemente clinica, cioè dalla osservazione del medico esperto in questo disturbo del movimento. quindi comunque bisogna richiedere naturalmente una visita specialistica, ecco, passare attraverso il medico di famiglia e poi chiedere un approfondimento, giusto? Certo, la visita è necessaria perché non esistono dei test per identificare la distonia, quindi il medico curante non può preliminarmente chiedere una risonanza o piuttosto una radiografia. Deve essere necessariamente valutata l'alterazione corporea da un neurologo, preferibilmente che si occupi specificamente di disturbi del movimento. Giusto. Senta, appunto, dottore Esposito, questa diagnosi può avvenire anche in tenera età? Sì, le distonie possono comparire sia nella prima infanzia che in età adulta. C'è una differenza tra le forme che compaiono nella prima infanzia e nell'età adulta. Sono profondamente diverse perché generalmente i bambini che sviluppano le distonie sono generalmente colpiti da malattie genetiche o da problemi cerebrali alla nascita e manifestano segni di distonia diffusi in tutto il corpo. Invece, nell'adulto, generalmente l'esordio non è la causa non è nota e l'interessamento della distonia coinvolge un solo segmento corporeo, più frequentemente il collo o le palpebre.
Ecco, quindi appunto è diversa la diagnosi. L'ARD, Associazione Italiana per la Ricerca sulla Distonia, come abbiamo accennato durante la presentazione, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione nei confronti della patologia. Una campagna che si intitola Distonia. Di cosa consiste questa campagna? Allora, la premessa è che la distonia causa una contrazione muscolare tale da impedire il movimento. Quindi, le persone che sono colpite da distonia hanno la percezione loro più dolorosa, la difficoltà nel muoversi. Le distoniadi sono un'iniziativa attraverso le quali i pazienti con distonia mostrano le loro risorse nelle capacità di movimento attraverso anche delle sfide, quindi attraverso lo sport. Quindi la distonia limita il movimento, limita il paziente, ma il paziente affronta questa malattia, la sfida e talvolta la vince con delle prestazioni anche avventurose in alcuni sport. Quindi nelle distoniadi alcuni pazienti hanno mostrato le loro esperienze sportive nel trekking, nella corsa, nel ciclismo e così via. Quindi esperienze anche, tra virgolette, estreme, in cui il paziente imprigionato dalla distonia si libera nel movimento. Ecco, senta, ma qual è il ruolo dello sport nelle distonie? Allora, dunque, le distonie dal punto di vista fisiopatologico, che vale a dire che è un termine scientifico per dire il meccanismo che alla base causa la distonia, è ancora poco noto. Per cui sostanzialmente anche le terapie sono limitate. Però che cosa si sa? Si sa che c'è una eccessiva modificazione dei circuiti cerebrali, come se si adattassero in modo plastico talvolta attraverso un circuito sbagliato e quindi determinano questa contrazione eccessiva. L'attività fisica può essere un input a rimodellare questi circuiti in modo favorevole. E quindi la riabilitazione sembra dare molti effetti positivi nel dare sollievo dalle contrazioni muscolari eccessive. Lo sport invece ha un ruolo un po' più controverso, nel senso che lo sport comporta comunque un'attivazione molto intensa muscolare e talvolta può non essere d'aiuto. È chiaro che, come dicevo all'inizio, noi non conosciamo molto, quindi noi non possiamo sconsigliare di fare lo sport. Possiamo semplicemente consigliare al paziente di fare ciò che si sente e di verificare su se stesso se questo comportamento può essere positivo o negativo, perché in ogni caso, eventualmente, se lo sport dà sollievo ed aiuta, è sicuramente una pratica da continuare. Se invece fare sport determina un peggioramento della contrazione muscolare, allora chiaramente, è sconsigliato, continuare. Una curiosità c'è da dire tra la relazione tra la distonia e lo sport è che esistono alcune distonie specificamente indotte dallo sport. In particolare si conoscono le distonie dei corridori, le distonie dei golfisti e sono state descritte soprattutto le distonie dei giocatori di ping pong, ovvero le distonie che si sviluppano per comportamenti ripetitivi e molto molto selettivi. Però c'è da dire una cosa, che queste distonie compaiono nelle persone, nei professionisti, nelle persone che fanno in modo frequente e a livello agonistico questo sport, per cui
nelle distonie indotte dallo sport non costituiscono una complicanza della persona che già è affetta da distonia, ma sono un capitolo a parte. Certo. Certo, va bene, grazie per appunto queste precisazioni. Noi la ringraziamo per essere stato nostro ospite. Salutiamo il dottor Marcello Esposito, neurologo dell'ospedale Cardarelli di Napoli, membro del comitato scientifico di ARD, appunto l'Associazione Italiana per la Ricerca sulla Distonia. Grazie, Grazie. un saluto. Arrivederci.